diventa sul finale. Allora, qui c'è il compito, cominciamo, andiamo in ordine, del 14-12, dunque il 14-12 allora era il parziale perché il 14 era lunedì, quindi il parziale che è andato abbastanza bene. E alcuni sono anche riusciti, in particolare Spadoni è stato la perfezione assoluta, ma già diversi, anche nell'integrale l'ultimo, quello più difficile, tre o quattro giovani sostanzialmente l'hanno fatto, a parte dettagli insignificanti. Quindi il compito è andato, diciamo, la parte standard è andata benone, e in più anche sull'esercizio difficile ho visto che c'è chi è riuscito a farlo. Allora, c'è poco da fare qui. Guardiamo gli, quindi cominciamo dal compitino del 14, che poi dopo ho rivisto un po' le valutazioni nel compito del 14 e tenuto conto appunto che l'ultimo integrale, che non era proprio facile, lo ammetto, non era, ma l'avevo anche detto, è sempre così tutti gli anni, ho sempre messo un integrale un po' più difficile della media. E ho rivisto un po' i punteggi e quindi alla fine vi avevo mandato la lista dei voti e questa lista l'ho corretta aggiungendo un più uno generalizzato. Bene, vediamo allora gli esercizi. Qui direi che alcuni non c'è niente da commentare, ma proprio niente. L'esercizio sui numeri complessi. E non mi ricordo qui, c'è uno è riuscito, non mi ricordo più, ma uno è riuscito a sbagliarlo, uno solo comunque, allora va bene, uno su 30 va bene. Oh, la percentuale dei promossi, tra quelli, io quando dico percentuale dei promossi, indico percentuale dei promossi rispetto a quelli che provano a fare i parziali, va bene? Quindi la percentuale dei promossi è stata molto alta perché sono alla fine circa una trentina di persone. E quindi direi, fatemi fare i conti, boh, una percentuale dell'80%, ripeto, tra quelli che hanno provato. Se uno ha deciso di giocarsi le sue carte nella prova finale, è chiaro, io quello non lo metto in considerazione nelle statistiche. Vediamo se la platea qui è aumentata un po', ma sì, va bene. Allora, questo è l'esercizio quindi sui numeri complessi. Fatto bene, qui direi che ogni parola che aggiungiamo sarebbe solo una complicazione perché è tutto talmente chiaro questo foglio, come potete constatare, non c'è una sola parola di commento. Ho rappresentato meno 4 più 4i, ho cercato di fare tutto in scala. Beh, qui io non ho usato il righello, però ho visto che voi nel compito, ho visto che eravate tutti quanti ben equipaggiati, avevate il righello, il compasso, il goniometro e alcuni hanno fatto proprio. Fatto bene in scala, anzi più di uno, direi la maggioranza, ha fatto proprio un disegno che farebbe invidia ad un esame di ingegneria. Quindi questo è il risultato. Direi che è inutile fare i commenti perché è talmente chiaro e come vi dicevo, l'ha sbagliato, adesso non mi ricordo, anche è chiaro non dire il nome, ma non me lo ricordo proprio, uno su 30. Quindi questo lo do per acquisito, nel finale lo do per sicuro. Quindi questo lo possiamo togliere. Poi dopo c'è questo altro integrale qui. Oh, Cardano non l'ho fatto, Cardano sostanzialmente non l'ha sbagliato nessuno, c'è stato forse qualche, la procedura non l'ha sbagliata nessuno, quindi Cardano non lo metto, non nemmeno lo metto, no. Poi al momento, nel finale, fatemi vedere un momento il finale, che dopo ho un finale predisposto. Che vi do per casa, aspettate un attimo, eh. Ecco qui. Adesso lo metto qui, ma poi lo tolgo. Questo qui, analisi 1-21-12-2020, è da fare per casa e sto guardando che Cardano, l'ho tolto perché essendo un compito finale, devo fare un po' una sintesi di tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Quindi se metto anche Cardano, in 2 ore diventa troppa roba. Quindi Cardano è consegnato agli archivi, nel senso che basta, chi l'ha fatto durante i parziali bene, nel finale non lo mettiamo. Allora, qui c'era questo integrale qui, abbiamo detto che questo, fatemi vedere anche il finale,
Ecco il finale che adesso vi metto un attimo qui davanti, ma non occupiamoci adesso del finale che vi do per casa, questo qui. Guardate l'esercizio numero 5, che dopo vi spiego tutto quando ve lo do. Poi ve lo mando anche, adesso questo è scritto tutto male, ve lo mando scritto tutto per bene, c'è questo esercizio. Quindi questo finale qui è proprio una riproduzione totalmente identica di quello di gennaio. C'è un P fratto Q, polinomio fratto polinomio. Allora, qui qualcuno, e qui devo dire sorprendentemente, la procedura l'ha capita tutti, questo ho visto, la procedura è stata compresa. Quello che invece non è stato ben, ci sono stati degli errori, qualche errore di conto che lo trovo inspiegabile, adesso vi spiego. Perché sapete che, soprattutto durante l'esame, l'errore di distrazione è sempre pronto a scattare, è facile durante l'esame. E poi non sempre lo studente ha tempo di riguardare attentamente i conti, quindi l'errore di distrazione è possibile. Però, se uno fa i check che ho fatto io qui, allora la possibilità di errore svanisce, perché si tratta di decomporre in fratte semplici x al quadrato più 3x meno 2 diviso x al quadrato meno x meno 6. Allora, quello che lo studente fa, trova le radici del denominatore, e poi prova la decomposizione in fratte. Questo però è un esercizio che è aritmetico, quindi questo esercizio sull'integrale è un esercizio sì di analisi, però si tratta di applicare una strategia che è di tipo aritmetico, quindi è sì un esame di analisi, però il 95% è aritmetica, algebra di base. Allora, quando uno volevo dire questo, perché l'errore di distrazione non è possibile qua? Perché quando io faccio un P di x fratto Q di x e lo scompongo in fratte semplici, tipo A diviso x meno A più B diviso x meno B, supponiamo ce ne siano 3 più C diviso x meno C, allora e supponiamo anche che qui ci sia un x al quadrato, quindi allora scriviamolo meglio, Supponiamo che il risultato sia un x al quadrato più a diviso x meno a più b diviso x meno b piccolo più c diviso x meno c piccolo. Allora qui si tratta di risolvere un sistema perché le incognite sono a, b e c. E allora qui si può sbagliare, però uno si accorge immediatamente dell'errore se fa due semplici, basterebbe, cioè se uno ne faccio due sono sicuro. Ho fatto il check in x uguale a 0 e in x uguale a 1, quindi ho preso la funzione di partenza, quindi il quoziente dei due polinomi, poi ho fatto i miei conti, ho trovato a, b e c e ho trovato che a uguale a 0 e b uguale a 4. Bene, è giusto? Allora, in un tempo che è proprio un tempo di Planck, io faccio il check su x uguale a 0. E su x uguale a 0, qui vedete, sono conticini da asilo. 8 diviso meno 6 uguale a 4 diviso meno 3, perché se prendo x uguale a 0, qui viene 4, vedete? Eccolo qui. Check in x uguale a 1 e viene giusto. Allora voglio dire questo, dopo che lo studente ha fatto questo, i controlli, io ho fatto qui in questo caso in x uguale a 0 e in x uguale a 1, che sono i più semplici perché 0 è l'elemento neutro dell'addizione e 1 è l'elemento neutro della moltiplicazione. Però attenzione, non sempre è possibile farli in questi due punti particolari, perché supponiamo che la decomposizione sia, guardate un po', il mio polinomio P di x fratto Q di x diventi un A fratto x più B diviso x meno 7. Allora in questo caso non posso fare il check in x uguale a 0, evidentemente, perché se lo faccio in x uguale a 0, qui ottengo infinito. Allora, se x uguale a 0, cambio, farei, non so, x uguale a 1 e x uguale a 2, d'accordo? Però sono talmente banali questi controlli che direi di farli. Quindi, riassumendo la filosofia di questo semplice esercizio, è questo, è un esercizio di aritmetica alla fine, benissimo. È un esercizio di aritmetica sul quale però non è ammesso l'errore. E perché abbiamo detto che l'errore non è ammesso? Perché uno qui si fa i suoi
check tranquilli, sono, guardate un po' questi due. Quindi la conclusione di questo esercizio è l'integrale di 1 è x, l'integrale di 4 fratto x meno 3 è il logaritmo del modulo di x meno 3. Quindi, chiarito questo, voglio dire che nell'esame, allora, gli errori di distrazione lievi hanno valore 0, non hanno nessuna influenza sulla valutazione. Cioè, se l'esercizio ha un valore di 3 punti e dopo aver fatti bene tutti i conti, lo studente fa 3 quarti più 2 quinti e diciamo mi sbaglia il risultato finale, valore 0, non ha influenza. Qui invece no, perché ripetiamo, ci sono dei controlli talmente semplici che non portano via tempo che vanno fatti. Quindi direi che forse questo è l'unico esercizio in cui non è ammessa la distrazione, perché se fate la distrazione la correggete subito. Bene. Esercizio. Quindi la tecnica l'hanno fatta bene tutti, questo sì devo dire, però alcuni non hanno fatto i controlli che io avevo detto. Alcuni non hanno fatto i controlli che io avevo consigliato di fare. C'era poi quest'altro esercizio qui, questo qua. Allora vediamo di chiarire, vediamo di scriverlo bene ingrandito questo, perché vorrei chiarire bene quello che c'è sotto su questo esercizio. Allora, c'era da integrare un 3x meno 2 che moltiplica un sin al quadrato di x. Allora stiamo attenti a quello che abbiamo fatto. Io lo spezzo in due parti, quindi 3x proprietà distributiva, 3x seno al quadrato di x meno 2 sin al quadrato di x. Ora però, nel compito, l'accordo è questo, che questo integrale qui, l'integrale del seno, l'abbiamo inserito fin dal primo giorno nella classe degli integrali che lo studente può utilizzare, perché sono nella gerarchia quelli che vengono subito dopo quelli che noi abbiamo chiamato immediato, Adams, immediati, Adams li chiama elementari, questi sono semi-elementari. E se vi ricordate, l'integrale del seno al quadrato di x lo abbiamo calcolato subito e l'abbiamo calcolato insieme all'integrale del coseno al quadrato di x. Quindi voglio dire questo: lo studente affronta questo esercizio qui. Tramite differenza me lo scrivi il primo integrale meno il secondo. Il secondo immediatamente scatta la tabella. Dice questo, prof, io ce l'ho sulla tabella e va bene. C'è sulla tabella e va bene. Quindi io l'ho chiamato questo integrale, se mi ricordo, J. E infatti, la riga sotto vado a prendere uno, però questo se lo dovrebbe ricordare a memoria comunque. Cioè l'integrale J uno se lo ricorda a memoria, ma ripeto, nel compito c'è la tabella perché può darsi che messo sotto pressione uno momentaneamente dimentichi qualcosa. Bene, allora J è dato per acquisito. Mi rimane da calcolare 3 volte x per seno al quadrato di x. Allora questo ce lo lavoriamo velocemente, scrivendo il seno al quadrato di x usando la notissima formula che è 1 meno cos 2x mezzi. D'accordo? Quindi il seno al quadrato, questa chissà quante volte l'abbiamo usata durante l'anno, quella col coseno è il più, quella col seno è il meno, in modo che l'integrale diventa il 3 mezzi per x e poi in rotonda c'è l'1 meno cos 2x. Riassumendo, qui cosa abbiamo adesso? Il J l'abbiamo messo da parte, non mi interessa più. Lì davanti c'era un 3 mezzi, e vabbè, non mi interessa. Mi rimane un integrale di x meno un integrale di x per il coseno di 2x di x. L'integrale di x è una banalità, questo è chiamarlo immediato è poco, noi lo chiamiamo super immediato. Allora alla fine mi è rimasto questo. Va bene? Eccolo qui. Questo integrale l'ho chiamato G, gli ho dato un nome G, e lo facciamo per parti. G è uguale all'integrale di x per il coseno di 2x, che è uguale ad 1/2 per x, per il differenziale del seno, perché il differenziale del seno è il coseno, ma c'è il 2 che spunta fuori, quindi divido.
uguale ad un mezzo, poi apro una rotonda x seno di 2x meno, ecco, questo qui è l'integrale del seno di 2x, perché integrando per parti il differenziale transita dal seno ad x. E questo io l'ho chiamato giustamente, sì, è immediato, ma super immediato. E vabbè, eccolo qui. Poi uno mette insieme i pezzi, è finito. Se uno si dovesse fermare qui, gli do ugualmente il 100%, perché una volta che uno è arrivato qui, durante la strada, cosa aveva? J, e ce l'ha, J ce l'aveva. Aveva l'integrale di x e se l'è fatto, il 3 mezzi davanti, poi c'era g e g se l'è calcolato. Vabbè, finito. Adesso a questo punto si tratta di riassemblare tutto e io direi, visto che nel compito ci sono 2 ore di tempo, una volta arrivato qui, io l'esercizio lo do per chiuso, perché si tratta di prendere, fare la somma j più il 3 mezzi x al quadrato meno 3 quarti, e poi c'era alla fine, eccolo qui, il meno 3 mezzi g. Ma li abbiamo tutti i pezzi, quindi a questo punto l'esercizio lo possiamo considerare finito. D'accordo? Quello che vi avevo detto la volta scorsa in aula è che ogni volta abbiamo detto noi abbiamo la strada, e questa l'avevo illustrata bene la volta scorsa in aula, qui c'è una strada praticamente, no, non praticamente, è obbligatoria. Quando ho gli integrali del tipo x alla m coseno alla p di x, questi vanno fatti per parti, dopo che uno si è lavorato il coseno di x alla p, scrivendo coseno di x uguale ad e alla x più e alla meno x fratto 2, è tutto elevato alla p. Ecco, e facendo così fa i conti, e trasforma tutto in una combinazione lineare di seni e coseni, va bene? E allora ecco qua il risultato. Va bene? Quindi questi esercizi qui non ci fanno più nessuna impressione. Oh, vediamo l'esercizio difficile. Vediamo se c'è Lanconelli in aula. Qui vediamo se Lanconelli c'è, se lo vedo, perché Lanconelli mi aveva mandato una mail, dice: prof, si può sapere come si fa? Vediamo se... No, non lo vedo Lanconelli. Allora, che era, mi par capito, sull'orlo della disperazione Lanconelli, perché dice: ho provato anche a casa e non sono riuscito a farlo. No, c'è Lanconelli, non l'avevo visto, dove è finito? C'è Lanconelli, ah, eccolo qua. Sì, c'è. Lanconelli, allora, in campana Lanconelli. Occhio, beh, mica solo Lanconelli, tutti quanti, eh. Guardate bene come l'abbiamo affrontato. Di questo esercizio qui potrei fare anche, posso scrivere anche questo, posso scriverlo, inviare. Faccio una foto e ve lo invio. Questo lo voglio commentare bene. Ma Lanconelli, vediamo un po' se dopo alla fine ci sei riuscito a farlo o no. Vediamo un po'. Intanto io ti faccio vedere la soluzione più veloce possibile. Vediamo se dopo Lanconelli ha trovato una strada veloce. Questa che vi illustro io adesso non è l'unica, però è la più veloce. Allora, vediamo se... No, prof. Eh no, allora Lanconelli, perfetto. Lanconelli, occhio. Questo quindi ve lo mando, a finita la lezione, gli faccio una foto, un bello zoom e ve lo mando. Facciamo, avviciniamo anche la telecamera un po' su questo. Eccolo qui, avviciniamo anche di più. Momentaneamente. Va bene. Allora, guardate cosa faccio. Io lo semplifico immediatamente, gli do subito una bella botta per semplificarlo il più possibile. Estraggo il 4, va bene, e lo porto fuori un 4 alla 3 mezzi. E allora diventa 4 alla 3 mezzi, e poi c'è l'integrale di 1 più x al quadrato quarti alla 3 mezzi di x. Questo quindi è solo un passaggio preliminare per ridurlo alla massima semplificazione possibile. Poi pongo x uguale a 2t, benissimo, quindi il dx è 2t, semplicemente diventa 16. E allora questo però me lo voglio scrivere qui a parte, perché su questo merita un... Allora, prendiamo un foglio nuovo. E poi, visto che qui Lanconelli ha rischiato di finire al manicomio, diciamo così, allora dobbiamo essere chiari.
Alla fine, dopo questo passaggio proprio preliminare di preparazione, l'integrale è questo. Vabbè, il 16 è lì davanti, chi se ne frega, lo mettiamo alla fine il 16, non mi interessa. Quello che osservo però è, ripeto, io sto facendo il modo più semplice possibile, che non è l'unico. Io qui faccio una fattorizzazione di questo genere, quindi il 16 non mi interessa. Infatti qui vedete nella riga sotto, poi il 16 non lo metto, lo metto alla fine. Ho fatto una fattorizzazione, cioè sotto il segno di integrale mi compare questo. Cos'è? Perché una potenza 3 mezzi è la potenza 1 più la potenza da 1 mezzo. Cioè mi compare un 1 più t al quadrato più un t al quadrato per la radice di 1 più t al quadrato. Direi che così è semplice. Bene, quindi 16 là davanti non mi interessa adesso. Questo integrale qui l'ho chiamato k di t. Per ora lavoro sull'integrale indefinito, poi alla fine, per fare il definito, facciamo la differenza sugli estremi e le primitive. Allora, questo integrale qui, il primo, questo qui, mi raccomando, inserirlo nella lista degli integrali che potete applicare immediatamente. Questo è un semi immediato. Sia che ci sia il più che ci sia il meno, è un semi immediato. Qual è la differenza tra più o meno? Che uno mi dà l'argSH e l'altro mi dà l'argSin classico. Benissimo. Quindi il primo dei due integrali, l'integrale relativo alla radice è ok. Basta. È un pezzo che è già stato calcolato. Mi rimane quest'altro qui. Allora, questo adesso devo concentrarmi su questo. Questo lo faccio, diventa elementare, però lo devo affrontare nel modo giusto, cioè scriverlo un terzo per t per il differenziale di 1 più t al quadrato alla 3 mezzi. Vediamo se stiamo facendo bene. Quando differenzio, faccio la derivata di 1 più t al quadrato alla 3 mezzi, viene un 3 mezzi. E qui c'è un terzo sotto che è perfetto, va bene? Poi c'è un 1 più t al quadrato, perdo un punto all'1 mezzo, per 2t, che si semplifica col 2 che era venuto fuori prima, t per t fa t al quadrato. Quindi perfetto. Questo passaggio è giusto. L'Anconelli sta seguendo o no? Vediamo se finora l'Anconelli mi dà il via libera per proseguire. Vediamo che dice l'Anconelli, se gli sta piacendo questa strada. Vediamo un po', aspettiamo il riscontro di Lanconelli prima di andare avanti. Benissimo, Lanconelli dice un doppio sì, entusiasta, gli sta piacendo il nostro lavoro. Bene. Ok. Allora, guardate però un trucco che si chiama, è il modo di calcolare gli integrali in maniera indiretta. Perché adesso se applico l'integrazione per parti, ho il prodotto dei due fattori, e questo è già a posto, perché quando io faccio l'integrazione per parti, quando io faccio l'integrale di u di v uguale a u per v meno l'integrale di v di u, beh, il prodotto u per v è già calcolato, chi se ne frega. Adesso faccio transitare la derivata sull'altro fattore, e allora riottengo k. Questo si chiama un modo indiretto di calcolare gli integrali, perché io ho un'incognita, K è un'incognita. Come faccio a calcolare l'incognita? Guardo la relazione, guardo l'equazione a cui è soggetta l'incognita. Quindi avete capito il trucco? È tipico degli integrali. Io devo calcolare un'integrale K. Benissimo. Faccio i miei conti e scopro che è uguale ad una f di x, mettiamo più 6k. È tipico questo degli integrali. Allora, il 6k lo porto di là e quindi oppure beh, portiamo tutti qua e diventa meno 5k uguale ad f di x. Allora k è chiaramente uguale a f di x fratto meno 5. Va bene, questo si chiama il modo indiretto. Quindi questo k che c'è di qua moltiplicato per un terzo è chiaro che mi consente di dire che a primo membro ho un 4 terzi k. Quindi ho calcolato K, eccolo qui. R ce l'avevamo già prima perché è semi immediato. Il t quarti per 1 più t al quadrato alla 3 mezzi è quello che è. Tocca
Torniamo indietro adesso. Siccome sto calcolando un integrale definito, e io so che l'integrale definito è la differenza sugli estremi della primitiva che ho trovato, d'accordo? Qualunque sia la primitiva, perché poi sugli estremi se c'è una costante si elide, allora guardate un po' il risultato finale. Qual è? Devo andare a recuperare il 16, lo devo andare a recuperare. Poi devo prendere la K calcolata in un mezzo meno la k calcolata in zero. E questa è di nuovo aritmetica, perché i pezzi li ho tutti. I pezzi li ho tutti, k ce l'ho. E allora qui si tratta di mettere dentro i conti. Allora dicevo, Spadoni è l'unico che è arrivato proprio al risultato giusto, che è questo. Diversi altri sono arrivati, io ho detto il 95%, perché sono arrivati a 16 per k un mezzo meno k0, poi o hanno fatto dei micro errori, ma sono micro errori che non hanno influenza, oppure hanno lasciato così. Però questo è il risultato giusto, quindi è 11 per la radice. Poi c'è questo esercizio, invece avevo un supplemento extra che non ha fatto nessuno, del quale parlo dopo. Comunque qui la strategia è chiara. Poi se uno, diciamo, vuole usare la macchinetta calcolatrice e la sua macchinetta calcolatrice non ha, diciamo, la calcolatrice, quello che ha in tasca, quella da supermercato, può essere che la calcolatrice da supermercato non abbia l'inverso delle funzioni iperboliche. Però nessun problema, perché eccolo qui, noi l'arg SHX, l'abbiamo imparato a memoria questo, è il logaritmo di x per la radice applicato a x più la radice di 1 più x al quadrato. Questo andrebbe memorizzato. Quindi l'arg SH di un mezzo è quello lì che è venuto fuori. Complessivamente, quindi, lo studente ha fatto i conti. In aula ha solo la calcolatrice e dice 9.036. Ripeto, deve però, se non ha una calcolatrice molto smart, è indispensabile usare l'arg SH tradotto in termini di logaritmi. Comunque questo lo sapete fare. Benissimo, il risultato è 9.036. Mi rimangono sopra, diciamo, 10 minuti, però essendo in aula non posso accedere lo smartphone se ne sta nello zaino, il tablet pure quello sta nello zaino e mi piacerebbe sapere se ho fatto bene. È un check che voglio fare. Allora, i conti sono questi, sono semplici, semplici se parto, diciamo così, con le idee giuste, perché avete visto i conti, li ho fatti molto lentamente, li ho fatti con cura, e se uno i conti li fa con cura non sbaglia, uno sbaglia quando li fa in fretta, ma questi conti qui, se vengono fatti lentamente, non si sbaglia, va bene. Però all'esame c'è un po' di tensione, supponiamo che si sbagli. Comunque il risultato è 9.036. È giusto? Allora io l'esercizio extra, che questo non l'ha fatto nessuno, era verificare questo usando niente. Niente. Quindi è chiaro che se dopo ho finito, torno a casa e utilizzo il Wolfram, a posto, risolvo il problema. Wolfram diceva bene, è quello lì. Vediamo se l'Anconelli, che mi dice che ha capito bene. Se Lanconelli mi dà la conferma che ha capito bene, in maniera definitiva, possiamo procedere al prossimo step. Sentiamo Lanconelli. Vediamo un po'. Sì, ma mi ero perso proprio sulla partenza, chiaro, chiaro. Comunque, sono il primo ad ammettere che questo non era. Questo tipo di integrali sono semplici, momento, sono semplici se uno li aborda nella maniera giusta, perché dal punto di vista di quello che gli anglosassoni chiamano le technicalities, qui le technicalities sono banali, sono semplici, quello che conta è l'idea buona. E questa qui viene di come vengono queste idee, chiaro, con l'esperienza. Bene, però c'era uno step successivo, che poi avevo detto anche se qualcuno aveva l'idea buona per casa, ne avrei tenuto conto. Questo
Quindi il nostro problema adesso è questo: fare saltare fuori questo 9036 non con questa tecnica qui, ma in un altro modo, e che non coinvolga l'uso di niente, non dobbiamo usare nulla. Procediamo. Come si può fare? Eccola qua. Questa. Verifica elementare. Elementare. La verifica elementare, facendo conti che sono conti che qui non mi serve neanche la calcolatrice, se volendo li può anche fare a mano, ma in ogni caso la calcolatrice deve fare tipo 1 diviso 32, ecco, massimo che deve fare, che comunque anche questo si fa a mano, ma è permesso l'uso qui, basta la calcolatrice, qui tutto quello che serve sono le quattro operazioni, quindi basta una calcolatrice di quelle che un tempo regalavano. Forse le regalano ancora, non so, nelle confezioni del detersivo, che ne so. Guardate come ho fatto. Ho sempre fatto il lavoro preliminare. Questo l'ho fatto per portare l'integrale da un punto di vista, diciamo così, della struttura più semplice possibile. E poi utilizzo lo sviluppo di Taylor della funzione 1 più x alla 3 mezzi. Quindi vedete questo integrale qui, il primo. È lo stesso di partenza e fino a quel momento lì abbiamo fatto un raccoglimento, una fattorizzazione e poi ci siamo fatti la sostituzione. Quindi l'ho messo così. Volendo si poteva evitare anche, ma facendo così è tutto molto più semplice, molto più immediato. Poi mi ricordo di Taylor. Facciamo lo sviluppo di Taylor di 1 più x alla 3 mezzi. Vediamo se abbiamo fatto bene. 1 più 3 mezzi x, poi c'è un mezzo per m meno 1, vedrei che va bene, 3 ottavi x al quadrato. Adesso al posto di x ci mettiamo t al quadrato. E allora scrivo l'equazione indicata con la nera diventa quella indicata con la rossa. 1 più 3 mezzi t al quadrato più 3 ottavi t alla quarta. E qui però Taylor si rivela in tutta la sua strabiliante efficienza, perché adesso questi integrali sono diventati integrali semplicissimi, perché sono il primo è l'integrale di 1, vabbè, l'integrale di 1 tra 0 è un mezzo e un mezzo. Poi c'è 3 mezzi per l'integrale di t al quadrato. Beh, l'integrale di t al quadrato, lo sappiamo benissimo, è t alla terza terzi. Questi, io direi che gli integrali, sì, li chiamiamo immediati, ma sono super immediati. E poi c'è un integrale di t alla quarta, un integrale di t alla quarta, che è un t alla quinta, 5, diviso 5. Basta. Adesso sostituisco i valori sugli estremi, in 0, beh, 0 questi, e poi in un mezzo, eccolo qui, 9,037. Quattro operazioni, qui ci vuole il plurale, quattro operazioni. Elementare, quattro operazioni più, meno, per virgola diviso. Guardate un po', 9,3. Se volete, se uno voleva, avevo un po' di pazienza, tirava fuori proprio il 6 qua, eh. Qui c'è 9, ma come verifica io mi sarei già accontentato qua. Quindi quanto tempo mi ha fatto perdere, tra virgolette, questo conto qua? Io dico questo conto qua, potendo fare alla fine, quando sono su questa riga, è chiaro che non mi metto lì a fare la divisione da bambino di scuola elementare, uso la calcolatrice a questo punto, io direi 3 minuti, non di più. E stavo dicendo, qui c'è un 37, ma potevo benissimo saltare fuori il 36, basta che ci mettevo il pezzo dopo, se nello sviluppo di Taylor ci mettevo anche, quando faccio 1 più x alla 3 mezzi, ci mettevo anche la potenza x alla terza, zac, saltava fuori anche il 9036. Quindi questo è l'ennesima dimostrazione, se mai ne servissero ancora, della efficienza di Taylor. Quindi questi integrali qui, tipo questo, siamo riusciti a farlo, la filosofia che ci sta sotto è quindi la seguente. Siamo riusciti a farlo tramite primitiva, perché l'integrale era questo. Ma non è detto che vada sempre così. Se io questo lo complicavo e ci mettevo qualche altra potenza, oppure invece di, ecco, supponiamo che invece di x alla quarta
ci avessi messo l'integrale da calcolare fosse stato così: l'integrale tra 0 e 1 di 4 più x invece di x alla quadrato, mettiamo 5 mezzi. Allora qui trovarlo in forma chiusa, la musica cambia. Però se io sono interessato al calcolo in termini di cifra decimale, perché poi l'ingegnere cosa fa, o il fisico, quando deve calcolare un integrale, è chiaro che se lo trovo in forma chiusa, meglio. Forma chiusa vuol dire un'espressione analitica, tipo qui quando abbiamo calcolato il K, questo se c'è forma chiusa. Poi però nelle applicazioni, anche le radici quadrate, se io nelle applicazioni ho una radice quadrata di 187, alla fine dovrò sostituire lo sviluppo decimale. Allora, questo integrale qui noi lo calcoliamo con la precisione voluta usando Taylor. Quindi è raro, cioè questo esercizio come l'ho scritto io si calcola in forma chiusa, ma deve essere proprio il docente che lo prepara, altrimenti se io qui cambio le potenze anche di poco, non si può più trovare in forma chiusa. Ma chi se ne frega, possiamo trovare usando Taylor lo sviluppo, vogliamo 20 cifre. Chiaro, dovremo andare avanti con lo sviluppo di Taylor. Allora direi che il compitino l'abbiamo concluso. Via. Adesso passiamo ai parziali. Allora, per i parziali, no, i parziali no, i parziali no, anzi, non passiamo. La chiudiamo la pratica parziale, quindi la pratica parziale è chiusa. Se ne parla l'anno prossimo in analisi 2. Vediamo. Quest'anno per la prima volta non ho fatto i parziali in analisi 2. Vediamo se l'anno prossimo riusciamo a fare. Quindi, parziali, fine. Adesso ci dobbiamo concentrare sul finale. Allora, vediamo un po' qui dov'è il finale. Eccolo qua. Quindi, basta parziale. Eccolo qui. Ho preparato anche di questo tutte le soluzioni. Questo era il compito. Se uno lo faceva bene fino all'esercizio 8, il punteggio sarebbe stato 27. Poi c'erano i 3 punti supplementari dell'integrale numero 9, che è quello io ho chiamato difficile, ma dipende. Se uno è ben preparato, non è difficile. L'ho chiamato io difficile adesso, magari tra un mese diventa semplice, anzi diventerà probabilmente semplice tra un mese. Aspettate, faccio un po' di ordine qua però. Allora, questo qui, questo via. Eccolo qui, dicevo, se uno faceva bene i primi 8 esercizi, 27. Attenzione che 27 è un ottimo voto, perché poi a questo 27 vanno aggiunti i bonus. Allora, quelli che hanno concluso i parziali, un paio di studenti mi hanno già detto, non avendo preso un gran voto, di cancellarli dall'elenco. E io ho già eseguito la cancellazione, già fatto. Però c'è tempo, uno può pensarci fino a metà gennaio, quindi non è che uno deve decidere oggi se vuole che la sua pratica. Se uno vuole che la sua pratica relativa ai parziali venga eliminata, c'è tempo. Bene, ma stavo dicendo, vediamo un po'. 27 era il voto di questo, più gli altri 3 punti che ce ne occupiamo stamattina. Già 27 più eventuali bonus vuol dire che se uno fa bene nel compito, nel finale, questi primi 8 esercizi, ma secondo me tra un mese farà pure questo. L'esercizio numero 9 non l'avevo messo perché, per chi ha fatto i parziali, tutti gli anni è sempre stata così. Chi fa i parziali, di solito l'argomento integrali generalizzati non è ancora stato fatto, quindi fisicamente non c'è tempo di allenarsi su questi. Però adesso io vi do oggi, poi lunedì e poi il materiale che vi do per Natale, quindi per i finali c'è questo. Io direi stamattina, rapido, senza esagerare, farli tutti. Bene. Allora, dicevo, i parziali li sono chiusi, la pratica si è chiusa, uno ci pensa e decide se accettare o no. Chi fa il finale si trova davanti
un compito di questo genere, che se io lo confronto con quello che poi vi lascio per casa, con questo qua, questo ripeto, ve lo mando dopo, ve lo mando proprio il file scritto in tech, sono molto simili, veramente simili, cioè la difficoltà di questo qui del 15 è la stessa di questa del 21, oggi quanti? 21 infatti la lezione di lunedì, per caso. Allora, bando alle chiacchiere. L'esercizio 1 e l'esercizio 2 di questo compito qui erano già venuto fuori qualche studente a farli in aula, però noi qui per completezza risolviamo tutto. Allora, anche qui guardate un po', fare delle chiacchiere significa complicare tutto, perché l'esercizio numero 1, guardate così, io vorrei, e alcuni già lo stanno facendo, cioè alcuni nei compiti procedono esattamente come sto facendo io, poche chiacchiere e approssimazioni corrette. Quindi ho sostituito le funzioni in gioco. Allora, torniamo indietro qua. Allora, no, mi è comodo fare una cosa di questo genere, però, un momento. Siccome, guardiamo se ho scritto i testi di là. Boh, per adesso il primo, beh, comunque posso commentare. No, anzi, facciamo così. Mi serve averlo qua sulla sinistra. Mi serve averlo qua. Allora, numeratore è x, poi ho messo lo sviluppo di e alla x meno 1, e poi c'è il seno al quadrato, guardate la velocità, dovete essere veloci come me. Siccome il seno alla quarta è pari, io ci metto solo l'x al quadrato, perché dopo so che viene la potenza 4. E allora molto rapidamente, x per x via con x al quadrato, mi rimane x al cubo mezzi, al numeratore. Il denominatore, semplicissimo, x. E poi c'è il logaritmo di x al quadrato diviso 2 più x, quindi un x al quadrato mezzi, complessivamente x al cubo mezzi. Quindi 1 è il risultato, perché c'era x al cubo mezzi diviso x al cubo mezzi. 1. Semplicissimo. Questo io prevedo che a gennaio non lo sbaglia nessuno. Non è possibile. L'esercizio numero 2. Qui guardate un po', è inutile che io parli, secondo me qua parlare non serve a niente. L'unica osservazione era di raccogliere un e che moltiplica 1 più x fratto e applicare una delle equazioni caratteristiche dei logaritmi, il logaritmo di a per b uguale a log di a più b, e io se dico qualcosa d'altro complico tutto, non serve, basta. Quindi numeratore 2x al quadrato fratto e. Denominatore, c'era un x al cubo, io ho fatto così, velocità massima. Ho usato la fattorizzazione, che è anche questa, che non so quante volte l'avremmo usata questa fattorizzazione. La fattorizzazione di a al cubo meno b al cubo, uguale ad a meno b, io dico che almeno 60 volte l'abbiamo usata. Più a per b plus b square. Eccolo qui. Bene, 1 meno cos x, lo sviluppo con Taylor. Poi rotondo, un 1 più un cos quadrato, che quando x è piccolo è un 3. E vabbè, allora 1 fine, 4 fratto 3. Ma anche questo qui, mi ricordo in aula, martedì scorso, fu risolto praticamente subito. Quindi, conclusione. Cosa ci aspettiamo nel finale di gennaio? Un successo totale sui primi due esercizi. Sui primi due esercizi non voglio errore. Bene, e quindi sono punti acquisiti. Poi passiamo al numero 3. Anche qui direi che le parole non servono a niente. A niente. Infatti non ne ho messa neanche una. Però qui non ho fatto il controllo col Wolfram. Allora io vi do per casa. Verificatelo col Wolfram, eh. Verificatelo col Wolfram se è giusto. Quindi lo lascio voi per casa, controllate i conti. Adesso voi guardate lo sviluppo.
E poi, vabbè, non ho voglia di farlo io adesso, lo lascio fare a voi. Provate a vedere se funziona. I conti sono molto semplici. Non avendo fatto il conto e non avendoli ricontrollati, qui non l'ho ricontrollato, ecco, devo dire la verità, non l'ho ricontrollato. Ho fatto i conti, li ho fatti una sola volta e non li ho verificati col Wolfram. Allora qui direi, il compito che vi do a voi è questo. Di guardare l'esercizio, ho fatto lo sviluppo della radice. Quando facciamo lo sviluppo della radice, dobbiamo sempre, sempre mettere la radice nella forma 1 più t. Benissimo, fare lo sviluppo e poi c'era lo sviluppo sotto, ho applicato la serie geometrica, eccola qui. Quindi, vabbè, provate, guardatelo per caso, quindi guardate i conti che ho fatto io e poi verificate sul Wolfram. Va bene, non avendoli ricontrollati, il procedimento è chiaro che è giusto, questo non si discute. Non garantisco, allora, visto che Lanconelli lì glielo do lui il compito, perché io preferisco glielo do lui il compito. Lanconelli la fa lui adesso la verifica col Wolfram, non la faccio io perché non voglio interrompere l'esposizione, tanto Lanconelli tu i parziali li hai già passati. E mi sembra anche discretamente, quindi non è che devi stare proprio qua sul pezzo. Quindi compito per Lanconelli, verificare se il mio risultato è giusto. Ok, Lanconelli, quindi falla tu la verifica e poi mi dici se sì o no. Bene, abbiamo dato un compito a Lanconelli. Ok, mentre Lanconelli lavora col suo computer, noi procediamo. Eccolo qui, anche qui come potete constatare. Massima sintesi, parole inutili, c'è una sola, due sole parole, A derivata, basta. Allora, vediamo un po'. La funzione era la radice di x meno 1 per e alla meno x al quadrato più 2x più 2. Allora, ogni volta, questo credo di averlo detto fino dal primo giorno di lezione, quando lo studente intravede, aspetta che spengo la luce che forse si vede meglio a luce spenta. Io vedo benissimo, però sentiamo se vedete altrettanto bene voi. Sentiamo da qualcuno che sta seguendo, che partecipa alla riunione. Tipo, vedo la Alice Tralli. Qual è la qualità dell'immagine? Si vede bene, si vede bene. E qui da me la qualità dell'immagine è 100 su 100. Bene, Alice, molto bene. Alice, come sei andata nei compiti? Ah, abbastanza bene. Cosa significa abbastanza bene? Ho raggiunto 25,5. Dopo l'aggiornamento o prima dell'aggiornamento? Dopo. Quindi 25,5. Allora in Sì. questi casi è sempre fare bene un conto. Alice Tralli è 25,5. Esaminiamo già che dopo torniamo alla funzione, ma è sempre bene tenere il dossier a. Quindi 25,5, diciamo 26 più 30 diviso 2 viene 28. Ecco, con 28, però a occhio, se quel giorno dell'esame, il giorno dell'esame orale, Alice si trasforma in un piccolo Newton, può scattare anche un punto di premio all'orale, quindi l'orale vale 30. Orale perfetto 30. Ma quel giorno lì Alice è in gran forma ed è veramente un piccolo Leibniz. Può avere anche un punto di premio perché ho fatto le mie domande, su tutte risponde da libro stampato e quindi viene un voto che è oltre il 29. Quindi 29 sapete. Allora, supponiamo che venga 28 più epsilon. 28 più epsilon, non posso registrare 28 più epsilon. Ma non posso neanche registrare 28 perché, cioè non posso, non voglio registrare 28 perché penalizzo lo studente. Quindi se Alice quel giorno è un piccolo Newton, prende 29. 29 scatta obbligatoria la domanda per il 30. Riassumendo Alice, la dritta che ti do io è questa. Tu hai due possibilità. O mi dici prof, cancelli quel 25,5, quindi questo riga rossa sparisce. Oppure mi dici, no, non mi dici nulla. Se non mi dici nulla, vuol dire che tu ti sei concentrata
concentrata durante le vacanze totalmente sull'orale e puoi arrivare a 30. Alice, cosa scegli? Hai già un'idea su cosa scegliere? Sì, io pensavo di concentrarmi sull'orale, quindi. Certo, assolutamente, non se ne parla neanche. Perfetto. Quindi ricordiamo questo. L'orale, quando lo studente fa un orale e merita la qualifica di piccolo Newton, l'orale vale 30. Ma se è fatto veramente bene, l'ho sempre fatto tutti gli anni, che ha scritto tutto correttamente, come un libro stampato, c'è un punto di premio, giusto che ci sia, perché vuol dire che durante le vacanze di Natale lo studente si è impegnato a fondo e ha scritto il capitolo di un libro, o più capitoli di un libro, allora c'è un punto di premio. Va bene. Torniamo a noi. Allora, vi dicevo, il fisico, quando intravede una strada che gli permette di velocizzare i conti, la fa subito. La filosofia che guida il fisico è questo: se il fisico per andare da A a B vede che c'è la possibilità di farlo tramite una retta, il fisico sceglie la retta, il segmento, ed è quello che facciamo noi. Allora, in molti esercizi, non dico in tutti, ma in molti esercizi c'è sempre una strada veloce, che non è detto che lo studente la veda subito, non è mica detto, ma se la vede ne approfitta ed è quello che faccio io sempre, io ne approfitto sempre. Allora, questo è un esercizio che avevo preso dall'Adams, un esercizio che ho preso dall'Adams della prima edizione, quindi questo qui è un esercizio che probabilmente avrò dato, chissà, 20 anni fa, quando c'era l'Adams, la prima edizione, quindi questo Adams, non so se può darsi che l'abbiano anche fatto nell'ultima edizione. Vabbè, comunque l'esercizio preso da Adams era questo: la radice di x meno 1 per e alla meno x al quadrato più 2x più 2. Si chiede il grafico. Allora io scrivo la funzione un po' meglio: x meno 1 lo lascio stare, poi l'esponente, guardate come me lo lavoro, e alla meno x meno 1 al quadrato più 3. E vedete che i conti tornano. Perché facendo poi il cambiamento di variabile x meno 1 uguale a t, la funzione prende una bella botta. Guardate come diventa semplice. Dal punto è molto più maneggevole perché mi diventa un e al quadrato per la radice di t per e alla meno t al quadrato. Allora attenzione adesso. Lo studio, guardiamo il cambiamento di variabile, capiamoci bene qui, il cambiamento di variabile è questo, x meno 1 uguale a t ed x uguale ad 1 più t. Allora, lo studente rappresenta, dice, io ti rappresento la funzione nel riferimento cartesiano ty, però all'inizio, stiamo attenti, io l'avevo chiesta in x, come si fa a tornare indietro? Ma è semplicissimo. X uguale a 0 qui sotto significa dire t uguale a meno 1. Quindi se io disegno il grafico, eccolo qui, disegno il grafico nella variabile t, ma ce l'ho immediatamente anche nella variabile x, il grafico è sempre quello. In termini di riferimento è una traslazione. X uguale a 0 diventa t uguale a meno 1. Il grafico è sempre quello. Basta. Riassumendo, è probabilissimo che succeda questo nel compito, probabilissimo. Che con un astuto, qui è semplice, insomma, con un opportuno, non esageriamo, cambio di variabile, io semplifico i conti. Quindi la funzione di partenza, guardatela un po' come era prima, io la vedo molto più semplice così, molto più semplice. Guardate un po', quindi, perché io dovrò poi fare delle derivate su questa. Allora lo studente dice, va bene, io ti faccio i conti nel riferimento ty, come faccio a tornare ad x? In realtà non deve neanche farlo, perché lo vedo da solo, perché se torno ad x è una traslazione, eccola qui, c'è una traslazione, che cos'è che differenzia x e t? Una traslazione x e t, oppure t e x traslato di meno 1, quindi basta. Quindi voglio dire, anche lo studente che dopo aver fatto il cambiamento di variabile mi lascia t, è già finito l'esercizio, il grafico è sempre quello, non cambia. Una parabola rimane sempre una parabola. Bene, allora detto questo, è chiaro che qui i conti adesso diventano una pacchia, perché intanto il campo di esistenza t maggiore o uguale di 0,
Poi dopo, attenzione, c'è un conto che io vorrei mettere subito in bella evidenza. La funzione scritta nelle nuove variabili, abbiamo detto, a parte lei alla terza, che non me ne frega niente, in termini di comportamento non mi interessa, e alla meno t al quadrato. Quando t va vicino a 0, questo va come la radice di t. Allora noi sappiamo che la funzione y uguale a radice di t è una parabola, ma messa per così, girata così, perché se questo è t and this is y, cioè t di y, eccolo qui, perché y al quadrato uguale a t. Qui la derivata è infinito, perché lo sapete benissimo, se io faccio d su di t della radice di t è uguale a 1 diviso due volte la radice di t. Allora vuol dire che io già ho fatto una precisazione che è questa, che per t vicino a 0 il comportamento è questo, cioè l'impatto con l'origine è un impatto con derivata infinita. Bene, fatti questi, diciamo, queste piccole astuzie, le derivate vengono particolarmente semplici. Eccole qui le derivate, semplicissime. È impossibile sbagliare, perché come era prima si poteva forse anche sbagliare, lasciando la x, era diciamo così, c'era una piccola possibilità di errore, con la t no, è impossibile. Eccola qui. Allora, questa è maggiore o uguale di 0 quando, eccolo qui, quando t è 4t al quadrato, minore o uguale di 1, eccetera. Quindi quando t è minore o uguale di un mezzo. Ricordiamo che la funzione vive, dove c'è che lo scrivo? Ah, eccolo qui, lo segno bene. La funzione vive campo di esistenza t maggiore o uguale di 0. Bene, faccio la derivata seconda, anche qui conti proprio spiccioli. La derivata seconda è 1 alla terza, per 1 alla meno t al quadrato che non disturba il segno. 4 non influisce sul segno, t alla 3 mezzi non influisce sul segno. Allora, quello che mi rimane da analizzare adesso è questo polinomio. 16t alla quarta meno 16t alla terza meno 1. Bene, questo è un polinomio semplicissimo, quindi il disegno che c'è fatto qui è il disegno relativo a questo. Allora, facciamo un richiamo qua. Questo qui. Eccolo qui, facile da disegnare perché la derivata è semplice. Bene, la derivata si annulla in questo punto e questo è il flesso. Rimetto insieme tutti i pezzi, poi dopo io sono tornato alla variabile, vedete, io dopo sono tornato alla variabile x con la traslazione, fine. Così deve essere fatto. Guardate, in una paginetta il livello è questo. Perché quello che a me interessa non è tanto vedere lo studente che si fa una caterva di conti, mi interessa vedere che lo studente applica la roadmap, campo di esistenza. Qui il comportamento all'infinito, sì, io non l'ho detto perché è talmente semplice, perché comunque se torniamo alla variabile t, non ho detto niente sul comportamento all'infinito, perché c'è un radice di t per e alla meno t al quadrato e quindi domina la gaussiana. Questo vuol dire che all'infinito, infatti è vero, va così, la funzione ha un andamento tipo la gaussiana, vedete? Perché questo radice di t pesa come una piuma rispetto a della t al quadrato, è influente in termini di ordine di grandezza, quindi diciamo, sostanzialmente, tra virgolette, è una gaussiana. Quindi fatemi vedere, eccolo qui, nel compito che vi do per casa, di cui ci occupiamo in aula lunedì, in aula nel senso che la lezione di lunedì la faccio sempre online, come oggi. Ecco qui, vedete il grafico, qui forse non si capisce bene, ma poi vi mando il file scritto bene, qui un po' pasticciato, è dello stesso livello, è dello stesso livello. Quindi il livello di, voi sapete che nel compito di finale vi trovate tipo polinomi, logaritmi ed esponenziali. Basta, andiamo avanti. Oh, Lanconelli, però, un momento, io qui non ho guardato un attimo se Lanconelli mi ha risposto. Lanconelli non ha fatto il conto, è sparito, non lo vedo più.
Ah, il mio risultato, vediamo il mio risultato, vediamo un po' se... Ecco qui Lanconelli, c'è cioè il mezzo per 1 meno x ottavi, se è sbagliato lo correggo. Vediamo il parere di Lanconelli. Allora, è un mezzo che moltiplica 1 meno x ottavi meno 85 Prof, fratto n. giusto, ho controllato io. Giusto? Sì. E Grande, cioè che ho detto grande a me stesso, lei ha vedi? raccolto un mezzo, però diciamo il risultato è quello, Sì, va giusto? bene, molto bene, ottimo. Allora io qui ci posso scrivere a questo punto, dopo il check, ok, via libera da Wolfram, via libera, libera da Wolfram. Perfetto, conti giusti, bene. Oh, poi anche qui, io qui non sono andato a vedere, questo esercizio qui non sono poi andato a verificare in rete quei programmini che ci sono di disegno di funzioni che sono giusti, chiaro che è giusto, questo non ho perso tempo, non ci vado neanche a vedere. Poi c'era l'esercizio 5. Bene, allora anche questo, guardate, sono 1, 2, 3, 4, 5 righe. Guardate un po' come lo facciamo. E vediamo se nel compito finale c'è qualcosa di simile. Certo che c'è. Nel compito che vi do dopo per casa, eccolo qui. C'è. Bien. Guardate un po'. È l'integrale tra 0 e 1 di... Allora, pure questo non l'ho controllato col Wolfram, però Lanconelli non ti faccio fare il controllo, do per scontato che vada bene. È l'integrale tra 0 e 1 di... x seno di pi greco di x. Allora, tutte le volte io direi, questa va detta in modo forte e chiaro, tutte le volte che io ho questo tipo di integrale e alla alfa x per il seno di beta x di x, questo rientra proprio in questo caso, perché guardate un po', c'è alfa uguale a 1 e beta uguale a pi greco. Quindi è questo caso qui. Questi vanno tutti affrontati in questo modo. Si scrivono come l'integrale, quindi qui non c'è nulla da inventare, per il differenziale di e all'alfa x, però attenzione, qui davanti ci metto un 1 fratto alfa. Eccolo qua. E poi parte. Quindi se c'è un integrale di questo genere qui, sapete qual è la tecnica per attaccarlo. Scrivere e all'alfa x in termini di differenziale. Detto questo, basta. Detto questo, non c'è più nient'altro da dire perché applico la formula integrazione, prodotto della prima per la seconda, c'è meno pi greco per l'integrale che è transitato dal seno al coseno. Dal seno, cioè, diciamo, è no, un momento, non l'ho detto bene, è transitato dall'esponenziale al seno e quindi mi divento un coseno. Vedete, qui ho un differenziale di alla x, il differenziale transita sul seno e diventa un coseno. Bene, eccolo qui i conti. Solita maniera indiretta, si fa di nuovo per parti e vedete che mi ritrovo la i. Quindi guardatelo bene questo esercizio, perché quello che c'è nel finale sarà sicuramente in maniera indiretta. Ho l'incognita a primo membro e ce l'ho a secondo membro. Quindi vedete qui ho applicato due volte l'integrazione per parti e poi risolvo. Ho un legame a cui è soggetto i, perché i alla fine è uguale 1 più pi greco al quadrato i uguale a pi greco per 1 più e fine. Quindi su questo genere di integrali ricordatevi di farli quando ci sono funzioni di questo genere qui, si fa per parti. Due applicazioni per parti. Bene, quest'ultimo qui, guardate questo, questa è la velocità massima per poterlo fare, non è l'unico modo. Allora c'è, vi dico una cosa che probabilmente l'avete vista anche alle scuole medie, che io però non uso mai perché lì non, io preferisco vedere lo studente, preferisco vedere lo studente ingegnoso. Cioè c'è una regola che sicuramente... Ve l'hanno spiegato. Chi ha fatto il liceo sono sicuro che l'ha vista. Quando io ho una funzione razionale di coseno di x e seno di x, funzione razionale vuol dire che
un polinomio di coseno e seno diviso un polinomio, cioè vuol dire sono fatte così, è un polinomio cos x, virgola, sin x, diviso un altro polinomio di q di sin x cos x. Vabbè. Allora, ogni volta che uno ha questo tipo di integrali, quindi una funzione razionale di seno coseno, c'è la strada vincente, che però non è detto che sia, anzi, in esercizi semplici non è per niente la più veloce, è questa. Si risolvono quel tipo di integrali in maniera generale con la sostituzione tangente di x mezzi uguale a t. Io questa però non la uso mai, questa qui. Perché? Perché questa è la soluzione generale, ma un esercizio come questo, se voi fate la prova, è molto meglio. Io preferisco vedere lo studente che invece di applicare una strategia vincente, ma che potrebbe essere complicata, mi applica una strategia velocissima, ed è il nostro caso. Quindi ripetiamo, un modo per farlo era questa sostituzione, quindi x mezzi uguale ad arc tan di t. Bene. Guardate un po' come invece io preferisco vedere lo studente ingegnoso. Coseno al cubo lo scrive come cos per cos quadro e poi il cos quadro 1 meno sin quadro. Allora diventa un'integrale del coseno di x per 1 meno sin quadro, che lo fattorizzo 1 meno sin per 1 più sin. Quindi avete capito, c'è un 1 meno sin quadro, che me lo scrivo 1 meno sin per 1 più sin. L'1 più sin si semplifica con questo e rimane questo. Diventa l'integrale del coseno, e vabbè, questo lo sappiamo fare, meno l'integrale del seno per il coseno. D'accordo? Eccolo qui. Ma questo qui è facilissimo, si può fare in mille modi. Per esempio, supponiamo, allora, io ho, questo qui si può fare in più di un modo. Qual è il più veloce secondo me? Il più veloce è questo. Io ho un integrale del seno di i, no, questo non scrive più. Ho un'integrale, qual è la strada più veloce per fare questo qui? Allora, la strada immediatissima è questa, che se io chiamo f il primo fattore, il secondo è f primo. Allora ho un'integrale di f per f primo. Primitiva è uguale ad un mezzo per f al quadrato. Infatti se faccio la derivata, 2, un mezzo f primo. Vabbè, fine. Eccolo qui. Risultato un mezzo. Anche questo non ho fatto il controllo, ma era talmente semplice che dovrei essere rincoglionito per averlo sbagliato. Quindi do per buono che sia giusto. L'equazione differenziale poi c'era nel compito. Questo qui non l'ho fatta per il motivo che sostanzialmente questa avete imparato tutti a farlo. L'unica possibilità, qui non ci posso fare niente, sono alcuni errori di calcolo, anche nell'ultimo, quando c'è stato il compito, diciamo la roadmap è stata applicata bene su questo esercizio. Chi ha sbagliato ha fatto proprio banali errori di calcolo, o ha dimenticato qualche coefficiente, oppure ha fatto qualche moltiplicazioncina sbagliata, però questa la sapete fare tutti. Quindi l'esercizio 7 io lo do con un uso impazzito per sbagliarlo, cioè nel senso al massimo può fare dei micro errori in termini di coefficienti, però attenzione, siccome ci sono 9 esercizi nel finale, perché avrete 2 ore, è già sicuro che non metto le condizioni iniziali. Nei parziali è chiaro che ho messo anche le condizioni iniziali perché ci facemmo un compito riservato in modo esclusivo alle equazioni differenziali. Va bene, però qui, avendo a disposizione 2 ore e avendo da dominare tutto il programma, evidentemente le condizioni iniziali portano via del tempo e non le metto. L'ultimo sulle radici cubiche, boh, non l'ho messo questo, neanche questo, anche questo non lo sbaglia nessuno. Quindi ci sono 2 o 3 esercizi che è impossibile sbagliare. Allora, arrivato qua, quanto ci abbiamo messo? Vabbè, chiaro, quanto ci abbiamo messo. Non ho fatto questo e non ho fatto questo, che un po' di tempo me lo portavano via. Ma gli esercizi significativi, dunque, vabbè, ci abbiamo messo, ma 40, 50 minuti, diciamo, 40-50 minuti. Però ci c'è, ripeto, il 7 e l'8 che è un po' di tempo. Ora vediamo
al clou numero 9. È l'esercizio quello, secondo me, di tutti quanti, che è il più sottile. Vediamo se ho preparato la risoluzione. E questa la voglio commentare con... la voglio commentare per bene questa. Su questa ci spendo un po' di tempo. Adesso la metto qui e ce la guardiamo con calma. Allora, questo va qui. Allora. Eccolo qui. Questo è un integrale generalizzato. Allora, un integrale di Riemann, come abbiamo visto, come vi ho spiegato nella lezione che poi dovrete guardare con cura a Natale e che sarà l'ultima domanda, adesso qui non ce l'ho la lista delle domande, vado da qualche parte, ce l'ho, è abbastanza impegnativa in termini di tempo. L'integrale di Riemann, se ricordate, quando noi abbiamo fatto la costruzione dell'integrale di Riemann, era l'integrale di una funzione su un intervallo limitato a b. Se io prendo un integrale di questo genere, tipo la gaussiana, il cui risultato andremo a trovare esattamente tra un anno, anzi tra 11 mesi, radice di pi greco, questo non è un integrale di Riemann classico, perché è un integrale su tutto. Allora, questo tipo di integrali sono chiamati, è un integrale generalizzato chiamato un integrale generalizzato di tipo B o di secondo tipo, perché anziché lavorare su un intervallo AB, lavoriamo o su una semiretta o su tutto R. Allora, come vanno fatti questo tipo di integrali? Questo è esattamente proprio un integrale del secondo tipo, perché sto facendo i conti su tutta la retta. Allora, quello che noi dobbiamo ricordarci è questo. Supponiamo di avere un integrale il cui modello è questo, l'integrale tra 1 e infinito di fx dx. Allora, questo viene definito come il limite, se esiste, il limite per m che tende a infinito, ecco qui. L'integrale, questo, è chiaro che è definito, perché è un integrale di Riemann. Supponiamo, io negli appunti la funzione f l'ho presa continua, perché negli esercizi sarà funzione continua. Bene, allora l'integrale tra 1 ed m è un integrale di Riemann standard, tranquilli, ha senso. Se questo limite esiste, si dice che la funzione è integrabile secondo Riemann. Quindi i casi sono due. O il limite non esiste, e beh, non esiste, la funzione non è integrabile. Se esiste, i casi sono due: o che l'integrale è finito e l'integrale si dice convergente, oppure l'integrale è più o meno infinito, più o meno infinito e si dice divergente. Allora, qual è la domanda numero 9? Si chiede se questo integrale è convergente oppure no? Questa è la domanda. Come si fa? Allora, la strategia lì uno adesso, poi lunedì ci torniamo, perché la lezione di lunedì la voglio dedicare a cosa, la lezione di lunedì? Finita la lezione vi do questo e lavorate voi nel weekend, quindi vi attende un bel fine settimana molto intenso. C'è da fare tutto questo, questi 9 esercizi. Di questi 9 esercizi, io ho già qui, nascondo, ho già le soluzioni e le discutiamo lunedì in aula. Poi lunedì in aula c'è, in aula nel senso che io sono qui nel mio ufficio, voi siete a casa vostra, e però oltre a questi esercizi torno anche sui generalizzati. Allora torniamo a noi. La strategia è questa: usare le funzioni test quando possibile. Le funzioni test sono le seguenti. Quindi noi abbiamo il nostro integrale che va da 1, diciamo da 1 a infinito di fx dx. Oh, notiamo, attenzione, che se l'integrale lo faccio partire da 2, non cambia niente.
qual è la differenza tra questi due integrali? È chiaro, la differenza è questa. Perché qui integro tra 1 infinito e qui integro tra 2 infinito, e quindi la differenza, eccola qui. Ma questo è un numero reale, perché questa è una funzione continua, quindi è un Riemann classico. Beh, se è un Riemann classico è un numero. Ma se io invece di 2 parto da 6.000, anche l'integrale da 6.000 a più infinito, non cambia il carattere dell'integrale. Quindi osservazione spicciola. Io qui metto 1, ma che ci metto 2 o 50.000 non cambia niente. Il carattere dell'integrale di questo tipo di integrale si decide all'infinito. Allora, quello che ci serve, come sono le funzioni test molto usate, sono queste. Gli integrali del tipo 1 diviso x alla alfa di x tra 1 e infinito. Allora, quello che dovete fare, avevo già raccomandato nel weekend, e lo studio profondo della lezione sui generalizzati lo riserverei al periodo natalizio, però una lettura veloce sui criteri di convergenza me la guarderei subito. Allora, questo integrale converge se e soltanto se alfa è maggiore di 1, e questo si fa col punticino diretto. Allora, per vedere se una funzione converge o no, una tecnica molto usata è quella di confrontarla con le funzioni test. D'accordo? Quindi usare una tecnica del confronto. Perché supponiamo che un integrale di f, questo integrale qui, di f converge. Va bene? Supponiamo che f sia una funzione, la prendo, maggiore o uguale di 0, per semplicità. F maggiore o uguale di 0. Supponiamo che f sia equivalente a g, cioè il rapporto f fratto g tende ad 1, allora anche l'integrale di g converge. D'accordo? Va bene. Ma queste sono osservazioni proprio spicciole. Adesso vediamo invece proprio il nostro esercizio. Facciamolo con grande cura. Attenzione. Quindi questo era l'esercizio mancante. Guardate come ve lo risolvo io semplicemente. Con cosa lo vado a controllare? Seguite bene. Guardate l'esponente. Meno x al quadrato più 10x, io dico che è minore o uguale di meno x al quadrato mezzi. Ma quando? Beh, questa è un'equazioncina di secondo grado, che si risolve facilmente, è vero nell'intervallo 20 infinito e meno infinito, cioè fuori dall'intervallo 0-20, quindi fuori dal conticino d'asilo. Benissimo, molto semplice. Allora il mio integrale lo spezzo, avete visto, in tre pezzi. Il primo pezzo è questo. Poi c'è il terzo pezzo che è quest'altro qui e poi c'è questo. Io qui ci metto un ok perché l'integrale tra 0 e 20 è tranquillissimo. Sto integrando una funzione continua tra 0 e 20. Allora è un integrale di Riemann standard ed è convergente. Devo vedere cosa succede sui due semirette. Io guardo quella di destra, ma quella di sinistra è uguale, identico, identica. Non cambia nulla, la tecnica è la stessa. Vediamo la semiretta di destra. Ho un integrale, l'integrale di partenza. Allora, guardate, torniamo un momento. X al quadrato mezzi meno 10x è maggiore o uguale di 0, abbiamo detto qui. Bene. Allora, vuol dire che l'esponente, stiamo attenti, allora torniamo indietro un attimo, ho e alla meno x al quadrato più 10x. Questo è minore o uguale, perché la funzione exp è crescente, di meno e alla meno x al quadrato mezzi quando x è maggiore o uguale di 20. Per forza, guardate qui, meno x al quadrato più 10x è minore o uguale di meno x al quadrato mezzi. Quindi passo gli esponenziali e siccome l'esponenziale è crescente, si conserva. Allora è diventato l'integrale di x alla quarta per e alla meno x al quadrato mezzi. Ma attenzione adesso che e alla meno x al quadrato mezzi, questo è minore o uguale di e alla meno x mezzi, ovviamente. Perché qui c'è un x al quadrato, quindi la gaussiana ha un decadimento molto più veloce di questa. È come dire e alla meno 1000 e alla meno
E alla meno 100 confrontato con E alla meno 10, ovvio, scontato. Quindi alla fine è un integrale di x alla quarta, siamo arrivati a un integrale di x alla quarta per E alla meno x mezzi di x. Voi sapete che x alla quarta ha una crescita più lenta di ogni esponenziale. Quindi x alla quarta è minore o uguale. Ma se invece di x alla quarta c'era x alla 100 va ancora bene. Voi sapete che possiamo scriverlo nero su bianco, x alla p, con p può essere anche un trilione, è minore o uguale di e alla alfa x, quando alfa è maggiore di 0. D'accordo? Questo è vero, cioè l'esponenziale ha sempre la meglio su ogni potenza. Allora, al posto di x alla quarta ci mettiamo e alla x terzi. Conclusione, siamo arrivati a qui. Abbiamo visto che l'integrale di partenza si controlla con un'integrale del tipo 20 più infinito di 1 diviso, eccolo qui, 1 diviso, sì, qui ho fatto. Ah no, qui scusa, un momento. Prendo il cancellino qua, che aspettate un attimo che correggo qui. Ecco, qui adesso aggiusto perché quando è registrato non mi piace che questo poi rimane registrato, gli errori non mi piacciono. Aspettiamo che si asciughi per bene. Eccolo qui. Eccolo. Complessivamente cos'è rimasto al numeratore? Qui mancava una E. Aspettiamo a metterlo, dopo la metto. Allora, scrivo qui intanto. Siamo arrivati a questo punto, che x alla quarta per E alla meno x mezzi è minore o uguale di E alla meno x sesti. E questo integrale è convergente. Quindi, eccolo qua. Questo è il finale della storia. Questo converge. Va bene? Così si fanno questi integrali. Questo è il primo, ma adesso vi do quello del compito e poi durante le vacanze di Natale ve ne lascio diversi. Però attenzione, ricordiamoci in ogni caso una cosa, che l'integrale generalizzato, l'abbiamo capito, è l'esercizio più difficile dei 9. Però ricordiamoci sempre, ammettiamo che uno non riesca a fare quell'esercizio lì e fa gli altri, che sono più facili effettivamente, arriva a 27, che è già un gran voto. I bonus vi ho già detto che non si toccano. Chi rinuncia alle prove parziali rinuncia solo alle prove parziali, ma non ai bonus. Quindi io direi di non essere preoccupato se questo integrale vi metterà in difficoltà, che poi non è detto, ve ne do di allenamento per un bel po', durante le vacanze di Natale. Comunque questo lo terrei proprio dal punto di vista operativo, questo esercizio qui lo terrei proprio come ultimo. Aspettiamo qui un momento che si asciughi. Bene, allora io adesso direi che vi assegno, guardo un po' il compito per casa, vediamo un po' dov'è. Vi dico di cosa si tratta, poi ve lo mando, ma prima vorrei commentarlo perché ci ho messo una semplificazione. Mi sono reso conto che in 2 ore è meglio evitare del conti di aritmetica. Adesso vi spiego cosa si tratta, cioè conti di aritmetica non vorrei metterne troppi. Allora, intanto che qui vediamo se si è asciugato, vediamo un po', eccolo qui. Oh, adesso il foglio si può mettere a verbale. Perfetto. Eccolo qui. Perché vedete c'è un x terzi meno x mezzi e viene meno x sesti. Quindi nella prima versione non c'era la e. Eccola, adesso c'è. Bene. Ora, stavo dicendo, il compito che vi do per casa, adesso lo possiamo mettere qui davanti. E ve lo spedisco, finita la lezione, se no vi dimentico, ve lo spedisco subito. Eccolo qui. Lo commentiamo, che provate a farlo nel fine settimana. Chi invece ha già passato i parziali può
direi, usare un tipo di strategia diversa. È inutile che si metta a fare questi compiti qui. Io consiglio che chi ha già fatto tutti i parziali, direi già di mettersi al lavoro da subito, a studiare tutto il materiale che abbiamo fatto durante l'anno e prepararsi adeguatamente. Dunque, vediamo un po' una cosa, mi era venuto in mente una cosa da dire. Ecco, gli studenti di Analisi 2, fatemi vedere il calendario, mi avevano chiesto una cosa e a loro ho detto sì, però è perché non avevano fatto i parziali gli studenti di Analisi 2. Adesso dico di cosa si tratta. Vediamo il calendario qui. Dunque, dicembre, gennaio. Ecco, io l'11 gennaio ho messo un preappello di analisi, e questo è dal vivo però, ovviamente dal vivo, cioè gli studenti li voglio davanti agli occhi, tra nella settimana che va dall'11 al 15, qui ho alcuni nomi, beh, nomi del secondo anno, che vi segnavano bene, che mi hanno chiesto un preappello. Quindi è nella settimana 11-15. E ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci sarebbe spazio per un altro paio di studenti, quelli che hanno fatto il parziale. Allora, questi sono quelli di analisi 2. Quello che sto dicendo è questo. Un 2 o forse massimo 3 studenti, ma ripeto che hanno fatto i parziali, avrebbero la possibilità, volendo, di venire a fare l'orale in questa settimana qui, ma ripeto, l'orale dal vivo, quindi in presenza dello studente, non da casa. Quindi se c'è qualcuno, ma non è che me lo deve dire adesso, io direi due o tre persone, tre massimo, che l'11 dice: io la preparazione l'ho già finita e sono a posto, i parziali li ho superati, ho preso un bel voto, ho studiato durante le vacanze e mi sento preparatissimo. E quindi io scenderei in campo a fare l'orale. Quindi sappiate che massimo di tre persone, quindi qui mettiamo tre persone, analisi 1, volendo, possono fare l'orale durante questo preappello. Quindi gli altri no, gli altri si comincia la settimana del 18 e ripeto, non ho ancora fissato date, è inutile fissare date perché avete capito il momento in cui siamo, non serve a niente fissare date, però su questi piccoli numeri lo posso fare. Quindi sappiate che c'è questa possibilità. Vediamo se c'è qualcuno che mi dice che è già interessato, che così comunque. Vediamo un po' se c'è qualcuno che. Va bene, vediamo un po'. C'è qualcuno che pensa già nella settimana del 15 gennaio di poter venire, viene solo a fare l'orale a questo punto, chiaramente, viene qui nel mio office, manteniamo la distanza, mascherine, poi lo lascio da solo, io ho due uffici, o sia l'ufficio qui a piano terra che l'ufficio al quarto piano, lo studente viene qui, lo lascio lavorare un'ora tranquillo, nessuno gli rompe le balle, o anche due ne posso mettere, distanziati ne posso mettere due, finestra, non dico spalancata, aperta, porta aperta, tutto regolare. Oh, vediamo se c'è qualcuno che è già interessato fin da ora. Orale nella settimana 11-15. Vediamo se scatta qualche prenotazione. Tipo, vediamo un po', gente che ha preso anche un bel voto. Vediamo chi c'è qua in lista. Beh, ormai è rimasta poca gente. Vabbè, comunque allora sappiate. A posto. Sentite, signori, io direi che qui la chiudiamo qui. Sapete che c'è questa possibilità. La registrazione qui la interrompo perché ormai le chiacchiere non ci sono più. Rimanete in attesa che adesso.